Il professor Valentino Baldo ci ha portato i ragazzi della Scuola dell'Arte Bianca di Rovereto. In un docente appassionato come lei, qual è la preoccupazione principale? Che questi ragazzi imparino che cosa? La prima cosa che dobbiamo dare è l'amore per questa professione. Cioè capire che questa professione non è semplicemente un lavoro, ma è un qualche cosa che devono sentire, deve appassionarli e deve sentirli coinvolti, in modo che proprio la facciano loro. Crescano, la evolvano e la facciano come vogliono loro. Non deve essere un lavoro standard, ma deve essere qualcosa che creano. La panificazione e tutto quello che sta nel mondo del lievitato è qualcosa che va creato. Quindi va evoluto, creato, preparato e studiato. Quindi questa è la cosa più importante. Sono importanti questi momenti di incontro con la gente qui al Parco dei Mestieri, in cui voi panettieri del passato e del futuro raccontate quest'arte. Perché? Sono importantissimi. Uno, per far vedere un'arte che forse in alcune sue sfaccettature si è un pochino dimenticata, la manualità, la semplicità del prodotto e la ricercatezza anche del prodotto. E per i ragazzi è un grande confronto con la persona, nel spiegare, nel mettersi anche a confronto di che cosa bisogna sapere per poter fare questa professione. Quindi è un grande momento e anche di gioia, è un divertimento, è un confronto, come si possono vedere anche ci sono dei bambini, quindi è un grande momento che va sviluppato e comunque continuamente costruito.